Se adesso volevo provare a fare un altro salto indietro, non andiamo in America ancora, stai tranquilla. appunto, andato a New York, 16 anni, questa esperienza, poi l'incidente, poi tu hai fatto, se non ricordo male, un altro film con Peter Del Monte, no? Prima dell'esploit assoluto di Venezia con Cito Rosario. Sì, Piccoli Fuochi con Peter Del Monte. Che è un film, se non l'avete visto, cercate di recuperarlo perché ho la sensazione che non sia, non so da quanti anni hanno detto, secondo me non è invecchiato. Stiamo cercando di farlo ritornare da qualche parte, in qualche modo, perché è un film bellissimo. Di farlo restaurare, forse quella potrebbe essere una buona occasione, perché è un film davvero prezioso. Poi arriva Cito Maselli, arriva la mostra di Venezia, la tua vita cambia da un giorno all'altro quasi, no? Sì, tu avevi già deciso di fare l'attrice. Beh sì, a quel punto sì. Che ricordi hai di quel... appunto, perché Venezia è uno strano... Venezia come Cannes, come Berlino, no? Per cui si arriva lì con un film, con delle attese molto forti e alla fine della proiezione le cose non sono più come prima. Ma sai, io avevo 19 anni quando sono andata con il film di Cito Maselli, Storia d'amore, a Venezia. E quindi io non avevo nessuna aspettativa, ma solo perché non sapevo cosa aspettarmi proprio. Era la prima volta che andavo a Venezia a un festival. Poi appunto uscivo da un anno di lunghissima malattia. Sono stata per tanto tempo, ero a letto, non potevo alzarmi. Questa è una cosa un po' che mi ha seguito sempre nella mia vita, ho avuto delle interruzioni forzate e quindi venivo da 6-7 mesi in cui non mi muovevo, proprio non mi muovevo, e quindi ho fatto tutt'altro in quei 6-7 mesi e appena sono guarita, 2 mesi dopo siamo andati a Venezia, quindi io proprio ero da un'altra parte, non avevo né paura né ero felice di essere lì, certo non mi aspettavo di vincere, poi mi ricordo, vi giuro che è vero, che felice lauda Dio, non so se conoscete, lo conosco. Il signore che era prima con noi, il Deus Ex Machina del Bifest e di tante altre cose prima del Bifest, mi disse, lo conosco ormai da 33 anni, lo conobbi subito prima, eravamo già molto amici, così, molto interlocutori, mi disse, dopo aver visto Storia d'amore, che era il film di Maselli, e io ero, avevo 19 anni, camminando al Lido, mi disse, hai fatto una cosa bellissima, ma sì, è una cosa stupenda, sarebbe quasi da premio di interpretazione, però sappi che non lo vincerai, perché lo daranno quasi sicuramente a Sabine Azéma, che è una bellissima attrice francese, lo daranno a Sabine Azéma, perché lo daranno a Sabine Azéma, tu sei un pulcino appena uscito dalla... Me lo ricordo questo, perché pensi, ah vabbè, no, lo daranno a Sabine Azéma. E poi me ne andai da Venezia dopo la proiezione, e un giorno dopo con Cito Maselli, era sempre uno spettacolo, stare Cito Maselli il regista di questo film, che è stato veramente per molti versi un mentore per me. Mentore proprio dal punto di vista intellettuale su che cos'è essere attore. Anche io, sai, io ero veramente ero piccola ed ero disordinata, indisciplinata, e lui è stato il primo regista che mi ha veramente, come detto, dato delle informazioni, delle intuizioni su che cosa voleva dire creare un personaggio. È stato veramente, lui è un grande regista di attori, ecco, l'ho detto altre varie volte, ma e comunque, insomma, ce ne siamo andati e poi 2 o 3 giorni dopo mi hanno chiamato per dirmi che dovevo tornare a Venezia per vincere questa famigerata Coppa Volpi, che però quell'anno, pensate, era un'edizione molto povera del festival, io lo dico tutti gli anni, era un'edizione molto povera del festival, ne ha avute... E quindi la Coppa Volpi, che poi invece hanno vinto tutti gli altri in altri anni, e anche io 2 o 3 anni fa, non c'era questa Coppa Volpi. Cioè la Coppa Volpi è così, è d'oro, è pesantissima, è sontuosa,
Invece quell'anno solamente quando l'ho vinto io era una targhetta fina fina con una coppa volpe disegnata sopra, e quindi io questa mia prima coppa volpi ce l'ho solo, tanto per dire, però io non lo sapevo, quindi ero contenta lo stesso anche con la mia targhetta, perché era la prima volta che la vincevo. E quindi mi sono messo un vestito di mia mamma, ti dico aneddoti così, tanto sono bellissimi, perché avevo 19 anni, non avevo ancora tutte quelle cose che poi, vestitoni, tutte quelle cose lì, mia mamma mi ha prestato un suo vestito per tornare a Venezia a prenderlo, questo premio. È stato l'inizio di un'altra cosa.